ti accorgi di me. O per caso il cuore si perde tra la gente. Dimmi se mi hai amato mai veramente. È un po' magico, malinconico, quasi stupido, ma romantico. Sfiorarsi la pelle, far finta di niente. Siamo pronti. Vi è piaciuta la suspense? Volevamo farvi pregustare questo momento per l'inizio di questa bellissima semifinale della 12ª edizione del Festival della Voce qui a San Michele sulle Ali della Musica. Siamo contentissimi di essere qui in questa bellissima piazza, in questa cornice sempre suggestiva e sempre magica per tutti noi. Io ringrazio subito la Proloco di No Bianco e di San Michele per aver organizzato e fortemente voluto tutte queste edizioni. Siamo arrivati alla 12ª, lo dicevamo, e naturalmente l'amministrazione comunale qui presente, con la quale parleremo più tardi. Grazie a tutti quanti voi, perché è davvero importantissimo poter dare questo messaggio ai ragazzi, poter cantare, potersi dedicare a questo hobby, chi lo farà professionalmente, chi invece lo fa soltanto da tantissimi anni e chi da poco tempo, e quindi voler portare la loro voce su questo palco, perché non si sa mai nella vita, magari ci sono tanti turisti, tanti talent scout in giro e qualcuno di voi potrebbe un giorno, parlo a tutti i ragazzi concorrenti qui, poter avere la possibilità di salire su un palco, una kermesse ancora più importante. Quindi grazie, perché noi sappiamo che da qui sono passati tantissimi cantanti di notevole pregio e tanti hanno avuto davvero successo, quindi grazie a tutti quanti. Essendo appunto un festival e una kermesse molto importante, per il massimo della trasparenza abbiamo dei giurati veramente eccezionali. I giurati sono qui presenti e io ve li voglio presentare uno per uno, perché saranno loro che hanno avuto l'onere e l'onore già dallo scorso venerdì 15 luglio e l'avranno questa sera e anche la prossima settimana il 30 luglio nella finale di giudicare i concorrenti. Cominciamo con Maria Carmela Susca, preghiamo di alzarsi e fare un applauso. Io ve li presento nel frattempo, è una storica docente di musica e canto della Scuola di San Michele di Bari ed è anche in rappresentanza dell'associazione Apula Flava, che negli ultimi anni ha sfornato, dobbiamo dire, veramente numerosi talenti, artisti, musicisti, quindi grazie. Abbiamo Daniele Stramaglia, è un vocal coach internazionale, collabora anche con la Culto della Warner, è direttore della scuola di musica Re Diesis di Bari. Grazie, grazie Daniele. Abbiamo la professoressa di musica Vanna Maggiolini. Rossella Fortunato, in rappresentanza del direttivo della Proloco di No Bianco, nonché organizzatrice dell'evento sin dalla prima edizione di questo festival. Colgo l'occasione per ringraziare te e naturalmente tutti i ragazzi della vostra Proloco, perché sono sempre, sempre impeccabili, quindi complimenti per tutto quello che fate. Sempre nella nostra bellissima giuria abbiamo Iopino, organizzatore del concorso di Mister e Mister Grotte, ormai ha superato anche lui la 15ª edizione ed è un affermato cantante di DJ Showman della omonima associazione non anonima Iopino Musica e Spettacolo, e questa sera, così come la scorsa settimana, regalerà un buono per un videoclip a colui o colei che a sua discrezione deciderà di votare, quindi ce lo farai sapere alla fine della serata. Grazie Pino. Ancora abbiamo Domenico Di Bari, organizzatore, presentatore di eventi musicali, danzanti e carnascialeschi, che ha collaborato tantissime volte con San Michele. Grazie a tutti voi per il vostro operato, per il vostro lavoro. Però adesso finalmente iniziamo questa serata, dobbiamo dare spazio alla voce, spazio alla musica, e quindi iniziamo col primo cantante. Parleremo
di una canzone che tutti quanti conoscete. È una canzone che soltanto il titolo vi ispirerà bellissimi ricordi, bellissimi sogni. È una canzone che forse avete cantato tutti anche in riva al mare. È Il mio canto libero di Battisti. Noi stasera però non ve lo vogliamo fare ascoltare nella versione di Battisti, ma nella versione di una famosissima giovane cantante che si è esibita con questa canzone nella serata delle cover a Sanremo, ed è Francesca Michelin. Per noi stasera Il mio canto libero sarà cantata da Cassandra Barbieri. Buona serata a tutti quanti, buon festival! Molto chic. Come mai questa versione? Perché hai scelto questa versione? Ti piace Francesca Michelin? Mi piace perché
comunque esprime anche un po' il mio modo di essere, devo dire. E come nasce la tua passione per il canto? La mia passione per il canto nasce da quando ero bambina. Non so, diciamo, io ascoltavo molto la musica attraverso mio padre, perché lui amava tantissimo i grandi cantanti italiani. E quindi sono andata avanti così, mi sono ritrovata, diciamo, da ragazza non sono riuscita, diciamo, a colmare questa bellissima passione, però a quest'età, che non sono, diciamo, piccolina, sono riuscita finalmente a realizzare un mio piccolo sogno e sono felice, veramente molto felice. E noi siamo contenti. Grazie. Per te. Un attimo soltanto, perché noi abbiamo un attestato di partecipazione che ti vogliamo consegnare. Sì, grazie. Grazie Emanuele. Grazie. Eccolo qui, noi vogliamo dare a tutti quanti coloro che hanno partecipato a questo festival un attestato di partecipazione, perché è importante la vostra presenza, proprio per il messaggio che dicevamo prima, vogliamo trasmettere, perché non c'è età per cantare, non c'è età per appassionarsi alla musica, certo. Che sia essa lo strumento, come la voce stessa, i nostri insegnanti ci dicono che è uno strumento. Quindi questo attestato è per te e grazie. Grazie mille a voi, grazie. Sorriso per la stampa. Grazie mille. Bene, e dopo Cassandra Barbieri continuiamo con le nostre cantanti e cantautrici a restare nel Triveneto, perché passiamo dalla Francesca Michielin, che sapete di Bassano del Grappa, ad un'altra bravissima cantante triestina questa volta, ed è Elisa. Elisa nel 2007 scrisse un brano utilizzato come colonna sonora del film Manuale d'Amore 2, capitoli successivi, che in seguito però riscosse successo tutto suo, vincendo addirittura in Italia il Disco d'Oro. Fu regina infatti di tantissimi incassi e dei download digitali. Ascolteremo questa sera Eppure sentire, un senso di te di Elisa, cantata per noi da Anna Curione. Thank you.
Brava Anna, complimenti. Bella, bella canzone, molto dolce, ha creato un ambiente soft. Sono emozionata. Però l'hai trasmessa questa emozione, perché questa canzone trasmette emozioni. Perché la scelta proprio di questa canzone? Beh, Lisa è una delle mie cantanti preferite, è un mito. E poi è una canzone importante per una persona speciale, quindi è dedicata a qualcuno di speciale, anche da parte tua. Sì, sì. Sì. E perché la passione per il canto? Come nasce? Ho iniziato un po' per gioco a cantare a 6 anni, in una corale polifonica in cui sono rimasta per 11 anni, poi ho proseguito un anno in una scuola privata di canto. E poi con gli studi universitari ho cantato in un coro lirico amatoriale presso l'Università di Chieti e poi così a Padova. Quindi continui. Mi piace cantare e non mi sono mai buttata da sola, ecco, questo è l'anno delle prove. È un anno importante allora. E noi comunque ti facciamo tanti auguri, abbiamo un attestato di partecipazione anche per te. Tu da dove vieni? Perché la cantante di prima veniva da Casa Massima, tu? Gioia del Colle. Bene, bene, questo lo vogliamo dire a favore di tutti quanti, proprio perché tanti ci hanno chiesto, ma da dove vengono questi cantanti? Da tutta la Puglia, però addirittura noi vogliamo dire da tutto il mondo, perché è un festival internazionale aperto a tutti quanti. E grazie ancora San Michele per l'ospitalità, questo attestato è per te. Grazie, prendi pure l'attestato, grazie ancora. È vero che la serata è caliente e i presentatori non chiamano mai gli applausi, però non li fate mancare ai ragazzi, alle ragazze che stanno salendo qui su questo palco, perché avete sentito, tra loro ci sono professionisti, ci sono persone che lo fanno in maniera amatoriale, però per tutti quando si sale sul palco e si prende un microfono in mano e c'è una platea che ti ascolta, c'è sempre una certa emozione, che chiaramente ci sono quelli che sanno gestire meglio di altri, quindi questo va anche detto. Adesso passiamo un po' negli Stati Uniti, anzi direi proprio in Canada, per una cantante che è italo-canadese, si chiama Alessia Cara, è lo pseudonimo di Alessia Caracciolo. È salita alla ribalta a partire dal 2015 grazie ai singoli di successo che hanno accompagnato proprio l'uscita del suo album di debutto. Questo album ha riscontrato tantissimi successi e lei è stata insignita addirittura del Grammy Award come migliore artista. Grazie Emanuele, lui è Emanuele che io nominavo prima, il nostro assistente di palco. Stasera per noi con Out of Love Fabiana Fiore. Maybe
Fabiana, prendi pure il microfono, così facciamo due chiacchiere, lasciamo l'asta da parte, altrimenti ci faranno le fotografie con l'asta, poi si lamenta la nostra fotografa. Grazie Emanuele, che bella questa canzone, un momento soft, luci soffuse. Come nasce la passione per il canto? Poi una canzone un po' particolare anche per questa cantante, magari, se ce lo vuoi raccontare. Sì, allora io faccio canto dalla terza elementare fino alla terza media. Poi ho lasciato, in quanto sono iniziate un po' le scuole, volevo un po', ecco, focalizzarmi sullo studio, e da qualche mese ho preso ad andare all'accademia della mia città. E diciamo, in che città sei così? Di Vitonto. Di Vitonto, quindi andiamo da nord a sud, est e ovest della Puglia. Bellissimo, bellissimo. Grazie per aver partecipato a questo festival. Grazie, in bocca al lupo anche a te per il tuo percorso, per la tua giovane età. Quindi grazie. Ti regaliamo questa testata di partecipazione e poi vedremo cosa accadrà. Grazie. Sorriso per la stampa. Grazie Fabiana, buona serata. Ritorniamo un po' al Festival della Canzone Italiana, il Festival di Sanremo, questa fantastica kermesse che solitamente regalava momenti di musica pop, però ultimamente, proprio nel 2021, ci ha fatto ritornare un po' al rock, un rock particolare che è proprio quello dei Måneskin. Questa band rockettara un po' controversa, ma che sta riscuotendo tantissimo successo in tutto il mondo. Però forse qualcuno lo ricorda, qualcun altro no. Già nel 1993, nella 43esima edizione, c'era stato un brano, fino ad allora definito l'unico brano rock nella storia del Festival di Sanremo, che tra l'altro lo vinse anche. Sto parlando di Mistero di Enrico Ruggeri, cantato questa sera da Maurizio Jacobellis. Saprò.
occhi bene aperti, chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere. E ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa si prende? Cosa si fa? Quando si muore davvero, mistero. Così fa duro e non si può dormire, e non sappiamo più decidere se ripartire. Batte forte il cuore anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Cos'è che ci cattura e tutto ci moltiplica? Cos'è che nella notte fa telefonare? Cosa si cerca? Cosa si dà? Quando si ama davvero? Mistero. Abbiamo già rubato, abbiamo già pagato, ma non sappiamo dire quello che sarebbe stato. Ma pace non abbiamo, nemmeno lo vogliamo, nemmeno il tempo di capire che ci siamo già. Cos'è che ancora ci fa vivere le favole? Chi sono quelli della foto da tenere? Quanto si chiede, quanto si dà, quando si ama davvero? Mistero. Sarai sincera, dimmelo, dimmelo. Sarò sincero. Dipende solo da te. Prendere la mano è facile. La verità che la vita ti dà è una fredda carezza nel silenzio che c'è. Ci trascina fuori dalla macchina, cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende, cosa si fa, quando si ama davvero? Mistero. Quanto si chiede, quanto si dà, quando si muore davvero? Mistero, mistero. Mistero. Quanto si chiede, quanto si dà, quando si ama davvero? Quanto si chiede, quanto si dà, quando si muore davvero? Grazie. Grazie Maurizio, complimenti, tu sei un riassunto dei Maneskin ed Enrico Ruggeri, hai voluto unire le due forze. Sì. Ma tu ami, io lo so, un po' non solo il campo della musica, ma anche il mondo dello spettacolo. Lo spettacolo, il teatro anche. Raccontiamolo, gli raccontiamolo, così nel frattempo Emanuele magari toglie l'asta. Vieni con me. E niente, diciamo che la musica è una passione di famiglia. Ho cominciato lo studio della musica dall'età di 6-7 anni e ora sono uno studente universitario, studio lettere, arti e spettacolo e spero un giorno di poter lavorare nel mondo dello spettacolo e formare nuovi ragazzi, perché sappiamo tutti che la cultura è l'arma più forte e quindi abbiamo bisogno di cultura, abbiamo bisogno di spettacolo. Grazie, grazie per questo messaggio. Tu vieni da? Vitonto. Grazie ancora Maurizio, questo è l'attestato di partecipazione per te, grazie ancora per essere venuto e in bocca al lupo. Grazie. E voilà. Allora.
Allora, la nostra serata continua ancora con un brano molto molto particolare. Non vi scandalizzate, anche se qui siamo sul sagrato quasi di una chiesa, perché vi devo un po' narrare la storia di questo brano. Erano gli anni 70, quando gli artisti ce la mettevano tutta per distruggere un po' quel moralismo che si era ereditato un po' dagli anni precedenti. Sto parlando di Ivano Fossati e Oscar Prudente, che ci provarono proprio nel 74 con la prossima canzone, che è un po' criptica per certi versi, per altre no, ma comunque era giocata un po' sull'ambiguità, sulla fantasia, su un desiderio realizzato o meno, questo non lo sapremo mai, una fantasia sessuale, un ménage à trois da parte di una donna. Quindi pensate bene che scandalo poteva essere per quell'epoca. Stiamo parlando di Pensiero stupendo, allora cantata da Patti Pravo. Per voi stasera sarà interpretata da Barbara Marchitelli. Buonasera. Stupendo, mi hanno detto che questa canzone è un po' controversa. Sì, abbastanza. Mi piace che hai scelto anche la cuffietta del microfono in tinta. Sì. Sei un po' Luca anni 70, come dicevo prima. Sì, un prima. Pochino, sì. Allora, perché questa canzone è un po' particolare? Questa canzone è particolare perché comunque è stata scritta da un uomo e in realtà la canta una donna, interpretata da una donna, che se pensiamo al contesto storico in cui questo brano è stato scritto è veramente molto trasgressivo. Perché comunque negli anni 70, quindi periodo delle rivoluzioni femministe, quindi comunque c'è una donna negli anni 70 che parla di questo argomento che era un tabù adesso, figuriamoci allora. Quindi è un brano secondo me molto importante che ha dato comunque una svolta alla musica italiana, anche come proprio simbolo di donna. Ti piace cantare? Sì. Si è sentito. Grazie. Da dove vieni? Tu invece, Barbara? Da Putignano.
Grazie Barbara per la tua partecipazione, questo grazie. Attestato per te. Prendilo pure, guardi questo applauso. Grazie, buonasera. Buona serata. Continuiamo ancora con questo tema un po' controverso, però questa volta una canzone inglese. Parliamo di Peter Gabriel, era il 1986, voi sapete che faceva parte dei Genesis, per chi non lo sa, l'ha saputo adesso, quando scrive Sledgehammer, riscuotendo un notevole successo. Anche questa canzone ha un brano un po' controverso, la traduzione molto particolare. Le sue parole testuali furono: a volte il sesso può rompere le barriere quando altre forme di comunicazione non funzionano troppo bene. Questa sera per noi Sledgehammer sarà cantata da Giuseppe De Coroso, ma in una versione molto particolare, quella dei Postmodern Jukebox. Soprattutto per aver scelto questa versione così particolare dei Postmodern Jukebox. Sì. Perché sì. Tu sei un musicista, quindi sì, tu ce lo dovresti motivare bene con questa scelta. Suono pianoforte, un pochetto la chitarra, quindi mi piace cercare anche delle soluzioni melodiche, armoniche diverse, no? Che non siano sempre la solita versione, perché poi secondo me è sempre difficile riproporre qualcosa che fa un artista.
perché uno in testa ha la versione originale dell'artista. Esatto, quindi, solitamente così. Quindi se si fa una cover, secondo me è importante avere qualcosa di particolare, di diverso. Tu vieni da? Noi Cattaro. Grazie per la tua partecipazione, questo grazie è stato per te. Eccoci qua. Grazie mille Giuseppe, in bocca al lupo anche a te. Benissimo, adesso con il prossimo brano cogliamo l'occasione per fare un omaggio a una cantante scomparsa probabilmente per tutti noi troppo presto. Sto parlando di Whitney Houston. La canzone che ascolteremo fu scritta nel 1989. È una ballata romantica e ruota tutta intorno ad una storia d'amore in cui la cantante credeva, perché lei credeva in una relazione e voleva superare le sue paure, i suoi dubbi, pensando di poter perdere la persona amata, perché lei stessa diceva: altrimenti senza di te io non avrei niente e non sarei niente. In English, I have nothing. Con I have nothing stasera per noi Costantina Pesce. Imagine you there. Don't walk away from me.
grazie. Brava Costantina, volevo farti godere tutti gli applausi possibili e immaginabili. Complimenti per questa voce potente. Ti sei portato un portafortuna, scommetto che è il cappuccio dell'anno scorso. Eh beh, ognuno ha i suoi gesti scaramantici, quindi c'è chi si porta, non possiamo dire il microfono da casa perché qua non è possibile, però il cappuccio sì, visto e considerato che stiamo rispettando tutte le regole anti-Covid, nel tuo caso anche come portafortuna. Allora, noi sappiamo che studi canto, sì. E come mai questa canzone, che sappiamo anche che ti emoziona perché ce l'hai un po' svelato dietro le quinte, perché hai scelto proprio questa allora? Sinceramente per il significato, parla comunque di un amore così grande, di avere paura di perdere una persona e appunto di sapere che non sia niente se non sia quella persona stessa, quindi per il significato. Grazie, grazie, complimenti anche per il futuro, per lo studio del canto, in bocca al lupo anche a te, e questo è l'attestato di partecipazione al Festival della Voce. Grazie ancora Costantina. Grazie, buonasera. Noi stasera vogliamo continuare però con un intervento non canoro in questo momento, ma con l'intervento dell'amministrazione comunale. Io ringrazio tantissimo loro, così come la Prologo di Nobianco, per avermi invitato a presentare questo bellissimo festival, perché è veramente molto interessante, le voci sono superbe e non vorrei essere al posto dei giurati, perché penso che sia molto difficile il vostro compito, sia l'altra volta che stasera, quindi in bocca al lupo anche a voi per scegliere nel migliore dei modi. Quindi voglio qui sul palco accanto a me il sindaco di San Michele, Lorenzo Netti, a cui va tributato un grandissimo applauso, ed ancora il presidente della Prologo Vino Bianco, Giovanni Tateo. Nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare il vice sindaco Katia Giannoccaro, l'assessore alla cultura Luigi Dionisio, l'assessore Marina Di Venere e l'assessore Alessandra Morgese, che sono qui in platea. Grazie a tutta quanta l'amministrazione comunale. Buonasera, buonasera, buonasera sindaco. Buonasera Giovanni, ben ritrovato Giovanni. E tanti auguri sindaco, sappiamo la scorsa volta ci hanno detto che è diventato papà da poco, quindi auguri. Capita anche questo. Capita anche questo. Allora, che ne pensa di questo festival, dato che è giunto la 12ª edizione, quali sono state le sue impressioni stasera? Ma il festival ha sempre rappresentato un punto di riferimento durante l'estate sanmichelina. Da qualche anno abbiamo voluto fortemente, in collaborazione con la Prologo, dare un taglio ancora più importante a questo festival attraverso degli ospiti che ci hanno raggiunto nelle serate, nelle finali, e quindi ci hanno deliziato sia della loro presenza qui come presidente di giuria, anche con delle performance importanti su questo palco. Parliamo di Povia, che ha vinto un Festival di Sanremo, Mariella Nava e Cugini di Campagna l'anno scorso, abbiamo avuto anche Viola Valentino, quindi da 4-5 anni questo festival sta avendo, diciamo, una ribalta ancora più importante. Chiaramente continueremo ad investire. Quest'anno purtroppo, per via delle elezioni che si sono tenute il 12 giugno, non abbiamo potuto organizzare per tempo, però con tutti gli amministratori qui, con l'assessore Dionisio, con l'assessore Giannocco, l'assessore Di Venere, il consigliere Morgese che è qui, ma con tutta l'amministrazione, in pochissimo tempo abbiamo messo su un cartellone di tutto rispetto che abbraccia tutta una serie di esigenze a livello locale, sia quello dello spettacolo, quello della cultura, dello sport, non trascurando l'aspetto sociale, che è importante, però in questo periodo anche questa aggregazione in piazza fa molto all'umore, al buon umore della collettività, ma fa anche bene alle nostre attività commerciali, perché non dobbiamo nasconderci che queste iniziative portano anche beneficio alle attività commerciali, quindi diamo linfa all'economia locale. Quindi è tutto un circuito che noi da anni mettiamo in campo proprio per far vivere questo paese e per far progredire questo paese. Quindi tutta una serie di iniziative che sono iniziate a fine giugno e che si concluderanno. Quest'anno è un po' particolare perché eravamo pronti a celebrare la 56ª edizione della Sagra della Zampina il 23, 24 e 25 settembre, però il governo ci ha fatto lo scherzo, e quindi il 25 settembre si vota. Mettiamo da parte gli aspetti, sì, gli aspetti politici, che comunque saranno affrontati in altre sedi,
però la Sagra l'altra sera ci siamo riuniti in maggioranza, abbiamo deciso di farla slittare di una settimana, quindi sarà 30 settembre, 1 e 2 ottobre. Chiaramente ci vedremo qui in piazza e metteremo in campo anche lì un'offerta abbastanza interessante, quindi ci sarà questo cocktail importante tra gastronomia e bella musica. E bella musica, come sempre. Sì, sì. Noi dai paesi limitrofi vi ringraziamo perché sappiamo che tanta gente riesce a venire qui e voi riuscite a calamitarla in questo paese proprio grazie a tutti questi eventi che possono accontentare davvero tutti quanti. Quindi grazie ancora per ciò che fate. Vorrei passare la parola. Volevo solo aggiungere che noi abbiamo, dall'anno scorso abbiamo questa novità. È nata per caso l'anno scorso in virtù delle prescrizioni che rivenivano dall'emergenza sanitaria. Abbiamo previsto per i primi giorni di agosto l'anno scorso questo festival che ha riscosso un notevole successo, quindi quest'anno riproviamo a farlo senza limitazioni, quindi dal 2 al 6 agosto in questa piazza si alterneranno artisti di fama nazionale ed internazionale. Avremo i Gemelli Diversi, Fred De Palma, D'Argento Amico, Noemi e i Tiro Mancino. Quindi sì. Chi vincerà il festival lo aprirà il concerto di Noemi. Quindi un ulteriore premio sì, a questa è un'ulteriore visibilità ai ragazzi. Quindi siamo tutti, spargiamo la voce perché più siamo e meglio sembreremo quella sera. Sicuramente. La sorpresa che gliela facciamo dire. Sindaco vuole dircela lei, la sorpresa gliela facciamo dire al presidente Giovanni. Allora, intanto buonasera Giovanni, buonasera. Ritrovato. Grazie. Uno dei patron della manifestazione che l'ha voluta, desiderata fortemente, collabora alacremente questa sera anche col service, non soltanto dietro le quinte, e grazie. No, io devo ringraziare innanzitutto l'amico Lorenzo, non lo chiamo nemmeno sindaco perché ci sono talmente affezionato, perché da quando sta lui noi funzioniamo meglio pure noi, insomma queste... Ma è sempre un lavoro di squadra, un lavoro in team che certamente sì, rende tutto vincente. Certamente sì. E poi la sorpresa? La sorpresa gliela lasciamo dire al sindaco. E ci rimbalziamo la palla. Gliela lasciamo dire a lui la sorpresa. Io non la voglio dire, mi è stato suggerito. No, è evidente, l'abbiamo annunciato stamattina con enorme emozioni, addirittura insomma, ho avuto un momento di sussulto perché quasi non ci credevo. Da stamattina, con la pubblicazione del decreto del ministro Franceschini, ministro della cultura, il nostro carnevale dopo centinaia di anni è entrato a far parte in maniera ufficiale dei carnevali storici d'Italia. Questo, complimenti allora. Questo indipendentemente dal contributo economico che ci è stato riconosciuto, perché a noi poteva anche non essere diciamo attribuito, però questo riconoscimento dà un valore enorme a questa comunità, perché rientrare tra i carnevali più importanti d'Italia, addirittura a soli 5 punti dal carnevale di Venezia, quindi non è un qualcosa che capita tutti i giorni. Abbiamo lavorato, tutta l'amministrazione va bene, in maniera incessante, perché volevamo questo risultato, ma abbiamo incontrato enormi difficoltà perché questa nostra tradizione si è tramandata sempre in maniera naturale, di padre in figlio, però a livello documentale, una tradizione straordinaria, a livello documentale era molto carente. Con un lavoro veramente incessante negli ultimi mesi siamo riusciti, perché adesso viene fatto tutto online, se non si rispetta qualche requisito non puoi andare avanti, quindi quando alla fine ci è stato dato l'ok, siete nei papabili, diciamo, siete idonei a partecipare a questo bando ministeriale, già quella per noi era una soddisfazione enorme. Poi avere questo risultato straordinario veramente ci riempie di soddisfazione, veramente oggi è un giorno storico per questa comunità, perché sicuramente sarà il primo di ulteriori passi che porteranno questa comunità a vivere momenti importantissimi, perché il carnevale è un momento legato proprio alle emozioni, e quindi dobbiamo essere bravi. Domenico qui è uno dei testimoni, ma ci sono tanti che organizzano i festini, dobbiamo essere in grado di portare questa nostra tradizione ad essere vissuta tutto l'anno. Prima con Gino guardavamo Facebook a Viareggio, oggi stanno facendo uno spettacolo con i carri allegorici, quindi significa
che bisogna mettere a sistema queste nostre ricchezze, anche perché, come sappiamo, la Puglia ormai da alcuni anni è meta di tantissimi turisti internazionali, e tanti altri. Abbiamo già pronto quello che succederà nei prossimi 20 anni. San Michele ha avuto questa intuizione 20 anni fa, e Domenico lo sa, quella di scommettere sul discorso turistico legato alle produzioni di qualità e allo spettacolo. Oggi siamo felici che questa nostra intuizione di oltre 20 anni fa oggi sta diventando l'abitudine per tutti. Tanti comuni ci stanno imitando, tanti ci vogliono imitare, qualcuno ci riesce, qualcuno meno, ma l'importante è lavorare per far crescere il territorio, e questa è la mission che noi avremo di qui in avanti. E noi facciamo in bocca al lupo e vi ringraziamo, grazie ancora. Allora, io prima di lasciare il palco vorrei che faceste un grossissimo applauso alla nostra Donatella Salviola, che si è offerta a venirci a presentare questo nostro festival. Grazie a voi con molta professionalità. Quindi grazie Donatella per la tua presenza qui stasera con noi. Grazie Giovanni, a tutti voi per avermi invitato, grazie Sindaco, godetevi ancora lo spettacolo, buona serata. Grazie a tutti quanti, sono dei momenti molto importanti per le comunità, e davvero, come dicevamo anche venerdì scorso, essere tutti insieme di nuovo in una piazza, poter godere di questo scambio culturale, emozionale ed emotivo è davvero importante, nel rispetto delle regole, ma speriamo che questo continui così per tanto tantissimo tempo. In questo momento vorrei però anche fare un ringraziamento, perché li vedo qui tutti intorno a noi che ci circondano in senso buono, un grazie alle forze dell'ordine, grazie ai carabinieri, grazie alla polizia municipale, grazie all'AVP, al pronto soccorso, grazie davvero al 118, alla polizia, a tutti quanti, perché senza di voi il nostro lavoro sarebbe non possibile in questo modo, così tranquillo e così sereno. Grazie davvero, perché è importante questo lavoro di squadra che dicevamo prima anche con il nostro sindaco e con Giovanni. Continuiamo ancora questa kermesse canora bellissima in questa caliente sera d'estate. Eravamo rimasti ad un cantante molto molto particolare, ed era quello di Whitney Houston, con il suo canto melodico, con le sue voci, questa peripezia che ha vissuto purtroppo nella sua vita. Il prossimo brano invece parla di un'altra donna, anch'essa dalla personalità molto particolare e molto controversa, parliamo di una donna italiana. È un brano che racconta il comportamento duplice di un lui nei confronti di una lei, una donna che aveva accanto un uomo che le diceva sempre quanto fosse bella, però la faceva sentire sempre sbagliata, la ridicolizzava, la sminuiva e la rendeva così insicura. Fu pubblicato questo brano nel 1975 e fu subito un successo di vendite, non solo radiofonico, ma anche chiaramente discografico. Adesso diremmo dei famosi download su tutti quanti i nostri device. Fu un vero e proprio successo ed è ormai un classico del repertorio della grande Loredana Bertè. Quindi vi lascio con una famosissima sua canzone, anzi dovrei dire bellissima, perché il titolo è proprio Sei bellissima, cantata questa sera per noi da Natalie Noemi Bruno. Buonasera. Quando ero innocente, a quando avevo nei capelli
prendo un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni, un paio d'anni e di stagioni. Ho avuto un paio di avventure, niente di particolare. Ma io uscivo a cercarti nelle strade, tra la gente. Mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente. E mi sembra di sentire ancora. Sei bellissima. Sei bellissima. Accecato d'amore, mi stava a guardare. Sei bellissima. Sei bellissima. Na 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 na. Natalie, Noemi, Bruno, prendi pure il microfono nel frattempo così chiacchieriamo un po'. Bellissima questa canzone, come abbiamo canzone detto. Noi sappiamo che tu hai un aneddoto da raccontarci. Tu non è la prima volta che partecipi al Festival della Voce di San Michele, vero? Vogliamo raccontare un po' alla giuria e al pubblico che cosa è successo qualche edizione fa? Ero arrivata ex aequo con un'altra ragazza. Erano tre volte che si provava a capire chi dovesse passare tra le due e poi alla fine hanno fatto scegliere al pubblico. E quindi dopo quattro, so addirittura, votazioni, alla fine è vero che ha vinto l'altra ragazza, però è come se il premio fosse ex aequo in realtà. Quindi complimenti anche per il coraggio di essere ritornato, per la testardaggine, voglio ritornare. Grazie. Io so una cosa di te, tu sei anche cantautrice. Sì. Quindi volevo chiederti, ma è già uscito un tuo singolo, uscirà? Sì, sono usciti tre esattamente singoli. Recentemente il 19 luglio è uscito Anche se nevicherà, che è il mio nuovo singolo. Grazie a voi. E quindi complimenti, in bocca al lupo anche a te. E questo è l'attestato di partecipazione. Okay. Per la seconda edizione al festival. Grazie mille. Grazie. Complimenti ancora. Noi andiamo avanti con la prossima canzone che è stata cantata a Sanremo da un cantante la cui città natale è proprio Bari. Sto parlando di Marco Armani. Penso che tutti lo ricorderete, anche se poi l'abbiamo visto dopo tanti anni nuovamente in televisione. Sicuramente sarà rimasto impresso a tutti proprio per quel brano che lui ha scritto con il fratello e in collaborazione proprio per la Kermesse Sanremese. Il titolo è Tu dimmi un cuore ce l'hai. E il testo era per Sanremo 1985. Questa sera per noi ce la presenterà Giuseppe La Trofa. Grazie. Chi sta dormendo, chi l'amore fa. Tu
aperti è facile, ho voglia di restare, tu fermi il mondo, io scendo qui, è vicina la città, fuori l'alba, ecco la. Con un sorriso in più, abbiamo tutto il tempo che puoi darmi tu, ma dimmi un cuore ce l'hai, tu che non ti fermi mai, senza parlare mi vuoi, tu che mi fai volare. Giuseppe, tu dimmi un cuore ce l'hai. Abbastanza. Tu che dai. Vieni da? Nel Cattaro. Vogliamo lanciare un messaggio a proposito dell'uva? No, l'uva no, magari evitiamo perché già, insomma, ho dato stato, questi è messaggi. Dato. Sì, sì, è ho stato già, dato. Già detto. Perché hai scelto questa canzone? Ti piace Marco Armani? A me piace significato questa canzone. Alla fine l'amore trionfa su tutto e quindi l'amore ci aiuta in tutte le situazioni, quindi... Tu ci credi o lo stai dicendo? Ci credo. È importante. È importantissimo. Quindi vogliamo lanciare questo messaggio d'amore, certo, a 360 gradi, sottolineiamo. Viva l'amore, certo. Abbiamo tanto bisogno di amore. Non hanno applaudito tutti, quindi quelli che non ci credono fondamentalmente. No, vabbè, ma alla fine poi... Ognuno crede a quello crede che vuole. Come alla fine ognuno crede in base al suo vissuto, in base quello sicuramente, quello vissuto, è vero, quello è vero. La fotografa ti sta guardando malissimo perché gli stai dando le spalle. Scusa, no, E voleva fotografarti. Fai questa fotografia. Grazie. Senti, ma tu studi canto? Perché sì, studio da 5 anni canto, ho scoperto la voce a 30 anni, perché è un po' tardi. Però alla fine la musica mi ha sempre accompagnato da piccolino perché a 10 anni ho iniziato solo la chitarra, ho fatto un percorso d'autodidatta, poi ho studiato un po', però alla fine ho sempre amato la musica e mi ha sempre accompagnato, quindi poi alla fine grazie al mio vocal coach, alla scuola di canto, Comando Academy, tutta una serie di situazioni, ho scoperto la voce quindi, e mi sono innamorato ancora di più della musica, quindi... Quindi non solo dell'amore ma anche della musica, certo. Sei innamorato di tutto, è bello Giuseppe, siamo mi piace questo messaggio che stai lanciando stasera. Siamo nel tema giusto, no? È giusto, lo dice, no? ed è vero, è bellissimo quello che ci stai dicendo. Noi vogliamo lasciarti questo attestato per la partecipazione al Festival grazie della mille. Voce, grazie mille. Sorridi a favore. Grazie mille, in bocca al lupo anche a te, grazie, speriamo di vederti anche nelle prossime edizioni. Ciao, grazie ancora. Grazie a voi. Un salto nel passato adesso ci porta negli Stati Uniti dei primi anni Ottanta. Il prossimo brano è un inno alla dedizione al lavoro su se stessi in particolare. Un canto che incita a non abbandonare i propri sogni, seguendoli sempre e soprattutto con passione. Fu interpretato da Irene Cara, tutti dicono Irene Cara, ma comunque il nome in americano è Irene. E sto parlando della famosissima colonna sonora resa celebre dal film Flashdance e fu premiata addirittura con l'Oscar nel 1984. Per tutti noi stasera Teresa Scarano con What a Feeling! Thank you.
nothing but a slow glowing dream that you feel. Questa canzone, insomma, ci hai fatto ballare dietro le quinte, però ho visto che anche il pubblico si stava scaldando con questa canzone. Flashdance ha sempre il suo successo. Come mai? Tu sei giovanissima, eh? Abbiamo detto che l'età è un numero, quindi lo diciamo a tutti i concorrenti, a tutti i partecipanti, perché tutti ci dicono con la mia giovane età oppure ormai a questa età non c'è né un troppo giovane né un troppo vecchio, l'età è un numero, è tutto ciò che noi sentiamo in quel momento. Ma tu comunque ti vedo giovane, quindi sicuramente lo sei, non ci dire l'età. Da dove vieni, tanto per cominciare? Provengo da Palo del Colle. E come mai hai scelto una canzone famosissima negli anni Ottanta? Diciamo che ho una passione per questa decade, insieme agli anni 70 e anni 90. Tu studi canto? Sì. Da tanto tempo? Sì. E ti piacerebbe continuare certo. A studiare canto, magari farlo come professione in futuro? Allora, in bocca al lupo anche a te. So che siete tutti quanti emozionati, quindi non vi tolgo altro tempo alle vostre emozioni e ti do questo attestato di partecipazione alla 12ª edizione del Festival della Voce. Ecco qui Teresa. Tutto tuo. Grazie ancora. Buona serata e in bocca al lupo.
È bello ritornare un po' negli anni Ottanta e ricordarsi di questo bellissimo, bellissimo film Flashdance che ci ha fatto sognare e ballare a tutti quanti. Ovviamente non è proibito ballare, battere le mani, scatenarsi, perché ci vuole un po' di calore e di entusiasmo per i nostri partecipanti. Continuiamo ancora a restare negli Stati Uniti anche con il prossimo brano. Anche questo sarà un omaggio alla famosissima Whitney Houston che abbiamo prima citato. È una delle canzoni probabilmente più struggenti che lei abbia cantato e stiamo parlando di I Will Always Love You. Racconta quel momento doloroso in cui si dice addio proprio ad una persona cara, in quel caso il suo amato. Forse non tutti sanno, ma questa canzone è autobiografica ed è stata scritta dalla superstar della musica country Dolly Parton. È stata però poi portata al successo proprio da Whitney Houston grazie al famosissimo film The Bodyguard con Kevin Costner nel 92, che è rimasto nel cuore di tutti. Stasera per noi con I Will Always Love You ci sarà a cantarla Sara Icollari. Woo-hoo!
Sara, complimenti anche per la scelta della canzone. Allora, grazie. Il collare, giusto? Sì, sì. Da dove vieni questo cognome così particolare? Albania. Ecco, così lo diciamo perché questo festival ha superato anche i confini di questo mare Adriatico, quindi veramente sì, international. Allora, a te perché la scelta di questo brano di Whitney Houston, proprio I Will Always Love You? Sì, allora, io in realtà sono letteralmente innamorata di Whitney Houston, è stata una delle più grandi scoperte che abbia fatto nel mondo della musica, insieme anche a Jennifer Hudson o tantissime altre cantanti di grande livello, storiche, e quindi più che altro proprio per commemorare Whitney Houston, anche ovviamente per il significato della canzone che è davvero fantastico, però è una delle più grandi artiste, infatti è stata commemorata appunto anche da altrettante grandissime artiste, quindi la ricordiamo oggi con appunto I Will Always Love You. Bella, bellissima. E tu su di canto? Sì, da 2 anni. E che intenzioni hai? Proseguire su questa strada del canto? Magari sì, chi lo sa? Questo è il mio sogno da quando ero bambina. Io ho iniziato da autodidatta quando ero bambina, appunto, da quando avevo 4 anni. Ho imparato l'inglese alla perfezione grazie alla musica, perché ne ero ossessionata, e quindi è da tutta la vita che canto. E questo fa tanto, dobbiamo dirlo anche. Ascoltare le canzoni nelle lingue straniere è importantissimo, perché agevola poi in futuro non solo per conoscere la lingua, ma anche per poi poterle cantare così bene. Grazie ancora, questa è la grazie testata a voi di partecipazione per te, sorriso per la stampa. Grazie Sara, bocca al lupo anche a te, buona serata ancora. Passiamo adesso a una canzone un po' particolare, però ha il sapore anche dell'estate. Stiamo parlando di Ci vorrebbe il mare, una canzone di Marco Masini del 1990. Il brano, uscito nell'album di debutto dell'artista, canta il dolore di un innamorato. Stasera ci sono tanti innamorati, tanti dolori, tante storie d'amore, ma anche di gioia, non soltanto di dolore, interpretate dai nostri concorrenti. E questa canzone canta appunto di questo dolore dell'innamorato che viene lasciato dalla sua amata e cerca consolazione proprio del suo dolore nel mare. Per noi stasera, con Ci vorrebbe il mare di Marco Masini, canta Nunzio Papapietro.
migliaia di delfini che vanno a riva per morir vicini e non si sa perché. Come vorrei fare ancora amore mio con te. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo. Ora che mi lasci come un pacco per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste che battesse ancora e forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe Complimenti per il look, per le emozioni, ti sei emozionato anche tu mentre cantavi. Beh, noi ti abbiamo visto. Bello, bello. Come mai la scelta di questo brano così particolare di Marco Masini? Perché è un brano che mi emoziona e se mi emoziono penso di trasmetterlo. E questo è molto molto importante per chi fa questo lavoro, per i cantanti, che siano essi professionisti amatoriali, così come per gli attori, presentatori. Quindi veramente complimenti. Ma tu studi canto? È un hobby che sto coltivando nell'ultimo periodo, però ho sempre cantato da quando ero piccolo. E quindi hai partecipato ad altri concorsi? Nell'ultimo periodo sì, mi sto divertendo. Bene, noi siamo contenti per te. Tu da dove vieni? Matera. Matera, ah, vedi, allora voi siete la conferma, tu anche l'altra ragazza, che davvero stiamo andando oltre i confini regionali. Quindi grazie, complimenti ancora, grazie per la partecipazione, questo è l'attestato per te. Grazie. Un riso per la Sam. Grazie Nunzio, in bocca al lupo anche a te. Ovviamente un festival del genere non sarebbe possibile se non ci fossero dei partners, degli sponsor per realizzare un evento importante come questo. E quindi noi vogliamo ringraziare la Braceria, la Brace ed ancora la Braceria da Gerardo, la Brocca, il Vignale di Bonerba, il ristorante 4 Miglia, Masseria La Cattiva, l'azienda Tarallo d'Oro, Mamma Richetta Pizzeria di Casa Massima, il ristorante Miseria e Nobiltà di Alberobello, la scuola di ballo Gym and Tonic, la pubblica assistenza di San Michele di Bari, il 118 e l'associazione Ufarnale, che spero di aver pronunciato bene. Grazie a tutti quanti voi per aver dato il vostro contributo per la realizzazione della 12ª edizione del Festival della Voce sulle ali della musica di San Michele. Un mio particolare grazie va a Giamila Parrucchiere di Castellana Grotte ed ancora a Giovanni Urbano ed Angelo Abruzzese, che sono qui gli angeli custodi del service insieme ai loro ragazzi e alle loro ragazze. Grazie di tutto, perché un palco meraviglioso, un suono, dei microfoni così veramente superbamente allestiti, davvero meritano un applauso. Grazie al service. Il prossimo brano ci porta invece nel mondo dei musical. Avete visto tutti quanti, penso, Mary Poppins da piccoli e da grandi. Sapete che c'è stato un grande ritorno, infatti si chiama Mary Poppins Returns, che ha riportato sullo schermo il mitico personaggio leggendario interpretato dalla allora Julie Andrews. Così come nel film originale, anche questo sequel è ricco di canzoni. E noi stasera ve ne proponiamo una, non sarà in inglese, ma sarà nella versione italiana The Place Where Lost Things Go, era una pop version, il posto dove si nasconde. Fu interpretata per la versione italiana da Serena Rossi, ma per noi stasera lo farà la voce di Francesca Cafagno.
amiamo tanto, ma non pensiamo che nulla è perduto se lo conserviamo nel nostro cuore. Quando l'alba sta per sorgere, io mi perdo in cerca di quel posto che nasconde quello che non trovo più. Forse non si è perso, ma è ancora qua giù. Tu ripenserai o volerai con la mente a quel che non trovi mai. Ma forse ciò che tu ancora puoi non è mai andato via, mai nascosto tra noi. Prova ad ascoltare il cuore e scoprirai che ancora qui con te non si è perso mai. Se il dolore arriva, tu pensa solamente niente a cui tenevo ci ha lasciato veramente. Che abbiamo tanto amato e non c'è più, ci aspetta e sta giocando tra i pianeti nel blu. Forse su una stella e non lo sai, ma ti sta dicendo guarda in su e vedrai che da qualche parte mi ritroverai. Adesso è tardi, domani troveremo la soluzione a qualsiasi cosa. Vedrai, tutto si risolverà. Dormi ora, ma soffermati un momento, perché nei sogni a fine ogni nostro tormento. Prima o dopo lei verrà nei sogni tuoi. Chiamiamo, non è perso se fa parte di noi. Quando lei non c'è, tu trovala. Come ogni ricordo, c'è un posto in cui va. Tu parla a quella stella ogni volta che puoi. Lei è ancora lì. Pensa quando puoi che vive più che mai ogni giorno in noi. Applauso Francesca, grazie per averci portato i Lenini avanti nel fantastico mondo del musical. Eravamo tutti sognanti e poi hanno anche spento le luci, quindi veramente la magia si stava creando. Mancava Mary Poppins che arrivasse con la sua borsa e il suo ombrellino. Davvero si era creata questa bella atmosfera. Come mai la scelta del musical? Perché non è da tutti, eh? No, io adoro i musical. Quattro anni fa ho accompagnato i miei figli a fare un corso di musical e ho fatto la pazzia di iscrivermi anche io. Perché la pazzia? Non è una perché, pazzia. Insomma, l'età non è proprio. L'età è un numero, l'avevo detto prima, quindi non conta. In questo caso hai fatto benissimo. E da lì ti sei appassionata sempre di più. Che fai? Continui? Continuerai? Spero di sì. Oltre a Mary Poppins hai un altro musical preferito? Robin Hood, Peter Pan, tutti i musical dei frattini. Bellissimo. Complimenti ancora. Grazie. Allora, grazie per la partecipazione, questo attestato per te. Grazie. Grazie e un bocca al lupo anche a te. L'attestato. Solo quello. Grazie. Buona serata ancora. Io
io stasera non posso non ringraziare una persona che ha fatto da PR, ha curato le relazioni con i cantanti, ha scaricato i brani, ha curato le relazioni con la giuria, la scorsa settimana ha fatto anche da fotografo, ed è Alessio D'Eramo della Prologo di Non Bianco, perché è stato davvero impagabile. Voglio ringraziare anche il nostro cameraman, che qui alla mia sinistra guardando, ed ancora il caro amico, nonché direttore artistico e anche del backstage, Silvio Tateo. Grazie Silvio per tutto quello che avete fatto. Spero che la serata sia stata piacevole, perché ci attende un ultimo brano. Giuria, com'è? Com'è andata? Bene? Vi sentite soddisfatti? Non vi chiederò un paragone perché non si fa con la volta successiva, però spero che i risultati siano soddisfacenti per tutti voi, spero che siete stati bene, che vi siate divertiti, e quindi questo è importante, che abbiate scoperto magari chissà dei nuovi talenti da lanciare, da proporre, da coltivare, anche gente da, chi lo sa, poter far iscrivere a nuove scuole di canto, perché tutto è bello, misterioso, è da scoprire, diamo delle possibilità a tutti, più o meno giovani che siano, abbiamo detto non ci importa. Grazie all'amministrazione comunale ancora e alla Prologo di Non Bianco di San Michele. E adesso ci avviamo alla conclusione con il prossimo brano. Questo brano chiude la seconda semifinale proprio della 12ª edizione del Festival della Voce sulle Ali della Musica di San Michele, e ci dà l'opportunità di omaggiare un giovane e bravo artista prematuramente scomparso, Alex Baroni. Il brano, sì, ci vuole l'applauso ad Alex Baroni, è vero. Il brano parla della fine di un amore. Il titolo è già esplicativo e determinante. In questo senso, la volontà di lasciarsi alle spalle una storia finita, un amore passato, e la necessità di cambiare. Proprio questo è il titolo della canzone di Alex Baroni, cantata per noi stasera da Arianna Borracci. Buonasera. Ti nasconderei dentro i sogni miei, ma io non dormirò. Mi dovrà passare. Arriverò fino alla fine di te.
diventare libero, cambiare, cambiare, e per non cadere più, cambiare. Grazie. Brava Arianna! Grazie. Complimenti. Ci hai fatto rivivere le emozioni di Alex Baroni. Sono contenta. Penso che le hai rivissute anche tu. Sì, sono... Questo pezzo... Vieni qui vicino a me. Ha un valore particolare per te questo pezzo? Sì, appunto, ho scelto di cantarlo perché mi ci ritrovo molto nel testo e quindi essenzialmente per questo, oltre per la bellezza in generale della canzone e per non fare un omaggio anche ad Alex Baroni, che è stato un grande artista. Brava, complimenti. Tu studi canto? Sì, ho iniziato all'età di 14 anni, quindi studio da un po' di anni e lo studio tuttora, di continuare in questo settore. Sì. Complimenti ancora e grazie per queste emozioni. L'arte è stato per te? Grazie ancora Arianna, in bocca al lupo, buona serata ancora. Noi concludiamo questa serata, mi raccomando voi non cambiate, rimanete con noi anche per la prossima settimana, noi vogliamo per la finale il 30 luglio, qui sabato prossimo a San Michele, ci sarà come presidente di giuria Renato Ciardo, quindi vi invitiamo a stare ancora con noi e ad ascoltare queste bellissime canzoni, ci saranno 12 finalisti, poi sapremo lunedì dalla giuria cosa avrà decretato e quindi verrà comunicato direttamente ai ragazzi e alle ragazze che saranno qui sul palco sabato prossimo. Grazie a tutti quanti per essere stati con noi, ma noi vi rubiamo ancora 5 minuti. All'inizio della serata vi abbiamo detto che fra voi c'era un giurato che voleva consegnare un premio del valore di 400 euro che è per la realizzazione di un videoclip, perché lui è anche videomaker, per uno dei ragazzi e delle ragazze che ha scelto, che questa serata si sono presentati su questo palco. Sto parlando di Giuseppe Cazzolla, in arte Io Pino, che invito qui sul palco accanto a me, mentre Alessio l'instancabile ritira dalla giuria le cartelle. Hai votato? Che Alessio ritirerà adesso la tua cartella? Fatto tutto? Sì, sì. Può ritirare? Benissimo. Intanto Pino, buonasera, ben ritrovato anche stavolta. Come siete? Gli facciamo un applauso a Donatella Saviola, Guarda che stupenda, è condotto stasera stupendamente. E da parte di tutta la giuria, dove io ho fatto parte, un bellissimo applauso lo facciamo. Grazie. E naturalmente anche da parte della Proloco, Vino Bianco, che ti danno tantissimi auguri di tutto quello che stai facendo stasera. Grazie, mi emozionate e quindi cercherò di mantenere un certo self-control e per non diventare rossa come la tua camicia. Eh no, quello è il bagliore della camicia. Sì. Riflette. Bene, allora com'è andata intanto la serata? Ti è piaciuta? Che stasera, a differenza dell'altra sera, è stato più complicato perché ci sono state molto... Non ci dite niente però, non ci dite niente, so che tu hai raccolto un po' i pareri dei tuoi colleghi, però non ci dire niente, sappiamo solo che è stato più complicato, va bene. Sì. Tu che cosa hai decretato invece? Ti vedo con la busta. Io sì, ho già la busta pronta per il dono, così, e abbiamo pensato, cioè qui sul palco è stato detto che comunque una delle partecipanti ha delle canzoni inedite. E siccome noi siamo propensi ad aiutare, no? chi fa delle inedite, e quindi c'è la ragazza che si chiama Bruno... Natalie Noemi. E qui... Lo sa a memoria, lo sa. Sì, ormai l'ho imparato così, il copione posso anche tenerlo così. Abbiamo pensato di scherzare anche con mia moglie e abbiamo detto che vogliamo aiutare questi giovani talenti che inventano canzoni. Quindi anche quindi il cantautorato. Esatto, anche perché così non abbiamo neanche problemi con le cover, le cose e altro. Quindi la invitiamo sul palco, vieni Noemi. Eccola qua. Ma ti chiamano Natalie o Noemi o tutte e due? Vale, va benissimo. Questa sera non faremo per alzata di mano, non si alzeranno quattro volte, ormai hanno decretato, Pino si è fatto anche supportare da Valeria, sua moglie, quindi ormai la decisione è stata presa. Quindi questo videoclip è per te, questo buono, insomma. Auguri e ci sentiremo. Vabbè.
poi vi organizzate insomma tra voi e auguri ancora. Grazie mille a tutti. Prego. Grazie, grazie Natalie. Grazie Pino. Okay. Allora buon proseguo, buon divertimento. E a te buona estate e buon lavoro. Grazie. Ciao a tutti. Bene, come diceva il sindaco, anche l'enogastronomia è importante. Sappiamo che San Michele è famosissimo per la sua zampina e non solo, per tutti i suoi prodotti enogastronomici, quindi vi invitiamo, se non l'avete ancora fatto, a consumare questa buonissima zampina e tanto altro in tutte le brasserie, i ristoranti, le pizzerie che sono qui intorno. E vi auguriamo ancora buona serata, buona estate. Grazie ancora alla giuria per il vostro ineccepibile lavoro. Grazie al service, alle forze dell'ordine, ai cameraman. Un grandissimo grazie a Giovanni Tateo, presidente della Proloco di San Michele, e a tutti coloro che collaborano con la Proloco di San Michele. Grazie al sindaco Lorenzo Netti, all'amministrazione comunale, da Donatella Salviola. Buona serata, buonanotte, buon'estate, ci vediamo il 30 luglio. Grazie, ciao San Michele.